Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 27esima puntata della serie su Farming Simulator 17. Sono sempre in compagnia di Android. Ciao a tutti. Monster. Ciao a tutti. E DVD. Ciao a tutti. Allora ragazzi, abbiamo fatto un po' di trebbiature dietro le quinte, come già preaccennato dalla scorsa puntata dove è stato fatto appunto l'insilato. Adesso devo finire quest'ultimo campo e poi andremo per la prima volta a vendere la lana, perché ha un buon prezzo, c'è una buona offerta e siamo oltre i 7.200 euro su 1000 litri. 7.297. Ecco, stiamo aspettando che arrivi a 7.300 e poi vendiamo, magari cresce anche di più, però non vorrei rischiare troppo. Proprio cosa succede, magari tac, salta l'ultimo in basso e perdiamo l'offerta, anche perché abbiamo 5 bancali, mi sembra. Sì, 5. Abbiamo 5 bancali di lana, perciò ecco, niente, adesso non si può più trebbiare, perciò che adesso piove. 7298. Allora dai, via, 7298, andiamo a vendere la 7298. Non alza il tempo, no? Fai il tempo. Non rischiamo altri. Dove sia? No, alza il tempo, alza il tempo, dai. Ecco di 2 euro, dai, su, sei brutto. Guarda qua, mosterina. Sullo scooterino. Via, vendi tutto perché qua. Aspetta che lo veda. Guarda che animai. Dai, open the rimorchio e tutto bacio i bancai. Alza quel tempo, alza. Guardi. Vedi che funziona, Monster. Oh, ma li vende o no? Pian pianeo li vende, se devo venderli una volta. 200. Aspetta che vediamo il prezzo, 7.299 costante. Dai, ma li vende proprio uno alla volta così? Sì. Te pensavi mostri. Oh, comunque ragazzi, guardate i soldi come vanno su. 3.9, 3.10, 3.11, 3.12. 7.299 sempre l'offerta. L'offerta è rimasta molto alta. Spero resti fino all'ultimo bancale. Dai, di un euro sali. 330.000 euro passati addirittura. 7.299 sempre. C'è da vedere che adesso fa 7.300. No, siamo bene. 345.800 euro. Un e euro. Quindi e 801. E bueno, devo dire che le nostre pecore finalmente hanno iniziato un po' a ripagarci, perché infine 5 bancali per 7.200 euro. E peta, quanti litri ha un bancale? 5, peta, 10 bancali, perché sono 2.000 litri un bancale, e mentre il prezzo è per 1.000 litri, quindi facendo due conti, praticamente facendo un conto tondo, 7.300 per 10, ovviamente può fare 73.000 euro guadagnati solamente con la lana. Di certo non ci siamo ancora ripagati tutte le pecore, ma per esempio 11-12 pecore sicuramente ce le siamo ripagate, perché ci costa 4.000 euro l'una, e fin fine sicuramente ci iniziamo a ripagarci qualcosina. Quindi capite che anche l'investimento di avere magari tanti animali non è niente male. Per esempio adesso i maiali ne abbiamo 94, hanno la riproduzione di 1 ora e 31, quindi più ne avete dopo più ne fanno. Comunque non è che mangino chissà quanto, a parte mais che veramente ne va giù un bel po'. Infatti prossimi campi che seminiamo faremo anche un bel campo proprio per trebbiare da mais, proprio per i nostri maiali. Mentre le pecore, un po' erba se ne fa presto a farla, e la pulizia ogni tanto basta passare con la benna e ripulire il tutto. Adesso piove, quindi purtroppo non possiamo andare avanti con le trebbiature, ma possiamo andare avanti con la preparazione dei terreni, possiamo andare avanti con la raccolta della paglia. Adesso la raccolgo.
Sì, io ero già qua. Vieni col Valtra, va, perché massi per raccogliere la paglia mi sembra un po' sprecato. Più che altro inizio a erpicare magari il campo 23 per seminare il mais che ci servirà poi per le prossime puntate. Dovremmo andare a vedere anche il biogas come è preso con il terrain, con niente, non mi viene il nome del sto silo. Col silo, sì, ma a fermentazione, ma stasera fermentazione non vuole essere nominata. Comunque andremo poi a vedere con la fermentazione del siamo messi bene, dai. Quanto siamo? 60%. Bueno. E adesso aumentiamo anche un po' il tempo, perché questa piova qua, se no si fa anche male a lavorare. Bene ragazzi, allora finalmente è terminata la pioggia, abbiamo ancora un bel po' di soldi e quindi è tempo, siccome mi è venuto fuori la scritta che l'insilato è pronto, diciamo, per essere venduto, è terminata la fermentazione, possiamo andare ad acquistare quello che ci siamo preparati, ecco, per poter svuotare con rapidità l'insilato. Innanzitutto un bel rimorchio, che non so se sia sotto i rimorchi o no, è sotto. Devi andare raccogli grano. Sì, stavo pensando. Abbiamo appunto un raccogli grano che svuota all'interno del digestore dell'insilato. Adesso se trovo raccogli grano, perché è in basso a metà sotto cassoni ribaltabili vicino alle trince. Ah, dai, qua, maledetti. Allora, attento, abbiamo, eccolo qua. Ho scritto mod da 5000 euro. Treas. Colore cambiamo colore, lo prendiamo colore cerchioni, nero. No, vabbè, quello che te vuoi, comunque i grigi sarebbe comunque. Ah, solo colore cerchioni. Pensavo che vuoi colorare tutto. No, colore metti grigio, se no. Allora gli mettiamo arancioni, ragazzi. Che così, che sia proprio come un pugno in te un occhio. Occhio, vediamo che mamma mia, che roba. Aspetta. Che opera d'arte sei. Oh, cerchioni made in FMarco 95. Poi abbiamo la Fraser, che è tornata operativa, e la prendiamo appunto su varie. Stavo pensando, infatti sarà su varie. Eccola qua la nostra Fraser, che sa che è il colore principale. La facciamo. Aspetta, questa qua bisogna farla in un colore intelligente. Arancione sciocco! No, dai, la facciamo. Era blu, potrei mantenerla anche blu, dai, allora come se fosse. Eccola qua, voilà, è comparsa la Fraser, bella blu, gialla, ci sta proprio ad hoc, pennello Bergman, praticamente è come quello originale, solo che accetta, diciamo, un po' di tutto, compreso l'insilato fermentato. Ora agganciamo tutto, ci trasferiamo al biogas e iniziamo la vendita dell'insilato, e quindi iniziamo a guadagnare dei bei soldi che poi ci serviranno per acquisto magari di un terreno, e perché no, potremo anche tentare di iniziare con le nostre vacche, che è un po' di tempo senza vacche, così adesso abbiamo molti maiali, e perciò direi che perché no prendere, iniziare 2-3 vacche, intanto dargli qualcosina non sarebbe niente male. Vabbè ragazzi, intanto portiamo tutto il biogas, poi vediamo anche se DVD ritorna tra noi. Un carro? No, sono tutto a posto qua. Okay. Non servono carri, siamo già attrezzati al 100%. Ok, siamo giunti al biogas, adesso vediamo di togliere il telo qua dalla nostra vasca. R, aprisilo, tacchete. Ma così poco ne apriamo. Ah, si apre un po' alla volta. Sì, si apre un po' alla volta. Più reale. Beh, molto molto. Posso 975.206 litri. Abbiamo 337.000 euro. E quindi vediamo quanti soldi facciamo con l'insilato. Quindi prego, inizi pure. Guardate. Sono tutto là davanti. Sì, un masenamento
bestiale proprio. Macina, macina sempre bene. Ma si toglie man mano vai avanti a rimuoverlo. Sì. 10.000. Adesso se vuoi aspettare che riempio il carro. Sì, adesso qua vediamo guarda che getto che ha freddo, cioè passa per tutto il rimorchio. Che bestia. E dopo appunto vedremo lo scaricamento nel rimorchio. Andiamo a vedere a proposito quanto viene conteggiato su 1000 litri l'insilato. Allora vediamo qui tra i vari prezzi, dovrebbe esserci anche il prezzo dell'insilato. Abbiamo 415 euro, 415 euro su 1000 litri, quindi noi abbiamo 975.000 litri. Dovremmo fare 975.000 per... Ma il prezzo cala, sai, dopo. Sì, vabbè, intanto facciamo un conto astratto, no? 975.000 per 450 circa. No, devi fare 975 per... Perché... Vero. La matematica non è un'opinione, ricordo. È sera per tutti. Comunque dovremmo prendere 438.000 euro all'incirca. Dai, un 400.000 euro mi accontenterei, anche se cala un po' il prezzo, mi accontenterei magari anche di un 300-350.000 euro. Arriveremo a quota 600.000 euro, quota mai vista nella serie di Farming Simulator 17 per il momento. Vada allo scaricamento, così vediamo anche la messa in moto, se non mi blocco qua del digestore. Eccolo qua che parte. Adesso qua però non vedo che capotta tutto dentro. Aspetta, non so, magari qualche problema col trigger. Ancora qualche rimorchio qua, un attimino da aggiustare qualcosina. Comunque i single player si vedeva, non so. Magari un po'. Magari anche un bug del multi, potrebbe essere. Può essere. Comunque, come vedete, i litri che vanno su all'interno qui, 30.000, 31.000. Quanti ne tieni? I soldi? 43.000, mi sembra. Devi fare la capienza del rimorchio che è 48. Sì, 48.000. 48.000 litri. Se non sbaglio. Sì, adesso sono scesi un po'. Comunque è molto più veloce del 15 macinale, molto più veloce. L'insilato 415, a meno che non resti proprio un prezzo di 100 euro al litro, che allora lì uno dice no, è proprio uno spreco. Dopo, prima di scaricare il rimorchio tengo d'occhio. E adesso si tratta, ragazzi, di scaricare tenendo d'occhio. Al massimo si può sempre tenere praticamente l'insilato, potremmo tenerlo proprio come riserva di denaro pronta per essere mandata via, anche perché ci sono molti litri e anche se un prezzo è intorno ai 300-350 uno può venderlo lo stesso. Se ha bisogno di soldi può sempre far qualcosa. Potremmo anche estinguere un po' il nostro debito, dato che adesso prendiamo un po' di soldini, perché no, potremmo togliere magari un 20.000 euro di debito. Quindi adesso abbiamo un debito di 70.000 e siccome ci tolgono comunque questi 200 euro al giorno, non è che sia chissà cosa, però capite, si potrebbe magari restituire qualcosina. Intanto lasciamo di 50.000, abbiamo dato una piccola goccia, bisogna dargli lì sempre un po' alla volta alla banca, non dargli troppo tutto subito, perché sennò si accontentano male, sapete com'è. Bene, noi poi andiamo qui. Vuoi dare un'occhiata anche al liquid manure se sale? Andiamo qui a scaricare, il prezzo inizia un po' a calare, ma è ancora abbastanza accettabile. Liquid manure, dove c'è qua il liquid? È tutto a destra, alla mia destra, tutta alla mia destra. Ciao, guarda qua. Questa qua è la piazzetta, a piazzetta per osservare dall'alto il. Allora, cisterna e liquid manure. Dovrebbe essere va avanti a sinistra. Questa si è appesa. Va avanti. Andiamo in mezzo verso le montagne e oltre. Comunque è questo qui, ragazzi, il deposito del liquid manure. Il digestore è pieno comunque. Tiene 50.000 litri. Assa che si digeste.
Abbiamo 5.000 litri, 5.500 litri per il momento di sliquamazzi vari qua, come potete ben vedere. E ci sta crescendo pian piano. Metti quindi il tempo a 5. È vero, vero, mettiamo un po' il tempo. Basta 5, tanto veloce. Poi vedremo di acquistare anche una cisterna per iniziare o a vendere o utilizzare. Non si può mica vendere questo, Marco. Liquido manure, sì, solo vendere. Quello degli animali, mi sembra, sai. Ma c'era sempre il compagno? No, perché anche sui botti, se te guardi, sul shop, che sono due tipologie diverse, quello del biogas e quello degli animali. Che stregoneria è mai questa? Farming mi assemo. Però qua sulla botte, per dire dei prezzi, mettono una botte e basta, non è che mettono due botti. No, ma guarda, vai sullo shop, guarda una botte. Adesso ragazzi, no, questa cosa qua no, non mi aveva mai detto nessuno. Adesso vediamo qua i botti. Dove sono i botti? Massa roba. Botti di come? Che c'è Zunhammer? Allora, vediamo. Guarda, c'è proprio il simbolo del biogas, sì, con la botte. Vabbè, ma noi proviamo lo stesso a Maria venderlo. Magari ti fai una mega figura di... Perché facciamo una prova e dopo al massimo lo spargiamo nei campi. È sempre una prova del 9 che va fatta durante la registrazione, così in modo da far vedere e spiegare anche ai fans che magari finora non avevano fatto caso a questo piccolo particolare, che potrebbe essere decisivo magari anche sul seguirsi. Magari uno dice compro una botte così vendo, e attraccate che si trova in braga di tela perché non può venderlo. Vabbè, dai, andiamo avanti che stiamo prendendo un bel po' di soldi e poi vediamo da farsi. Siamo qui allo store per vendere questo oggetto che ormai non utilizziamo più e non andremo nemmeno più ad utilizzare, dato che ormai abbiamo anche il liquido manure, ma avremo anche il solido, anzi ce l'abbiamo già con i maiali. E poi volevo vendere il Joskin, questo qui, perché ha una capienza troppo irrisoria per i quantitativi che andremo a fare e che già abbiamo, perché per esempio abbiamo 100 maiali, quasi, ne abbiamo 98. Pensate, magari quando arrivo a 200 e c'è, devo venderne 50, devo fare 10 viaggi con questo, perché ne tiene solo 9. Vacche ne prenderà 5. Adesso dobbiamo andare ad acquistare anche le vacche per andare a completare tutto quello che è gli animali. Quindi insomma vendiamo tutto, diciamo che nella vendita complessiva abbiamo preso 24.000 euro di questi due oggetti qua. In teoria forse abbiamo raggiunto un altro Guinness World Record del prezzo nella serie, 426.000 euro incassati nel taccuino. E con questi big money andiamo allo store e prendiamo il Michieletto, la M19, e chissà che possa portare qualche bestia in più, ecco. Tanto 67.000 euro. Allora, colore dei cerchioni, io direi di mantenere un bel arancione sciocco. Oh dai, sì, dai, ormai fa tutto arancione, fermo arancione che cerchioni no. Praticamente mi arriva un'offerta da verniciature, mi ha detto l'arancione ti facciamo 1 euro al litro, e allora che mi fa tutto arancione. E mentre il colore principale magari potremmo farlo un po' sul blu, ecco, potrebbe trovarsi molto bien. Bene, dopo aver fatto questa castronata andiamo avanti e compriamo il Dolly. 9.000 euro è caretto. Morì Vergini. 4 mezzo asse saldago, un perno. Va bene, lasciamo perdere. Configurazione ruote: potremmo mettere pneumatici larghi, che allora lavora meglio. Bueno, ed ecco qua. Guarda che bello, là, quei cerchioni, i cerchi arancioni. Spettacolo. TVD non vede l'ora di vederlo con i cerchioni arancioni. Però quello so crashare, troppi.
Sempre con registro. Vabbè ragazzi, allora andiamo al Mary's Farm e vediamo quante vacche riesce a contenere la nostra bestia qua. Anzi, vediamo se ha qualche animazione particolare. Solo l'apertura, apri copertura. Ah, se alza e si abbassa e si chiude tapparella, terrain. Ah, tu capio. Bene. Vamos. Guarda che bestia adesso che abbiamo. Accendiamo anche i lampeggianti perché qua gli ingombri si fanno sempre più grandi e d'ora in poi, ragazzi, si crescerà proprio finché non siamo stanchi. Guarda che bello. Adesso non vedo l'ora di andare a caricare un bel po' di bestie e poi quando sarà il momento di vendita di maiali sicuramente potremo fare bei numeri con questo bel rimorchio. Siamo arrivati nel punto di acquisto e quindi vediamo. Allora, maiali ne tiene 21, pecore ne tiene 24 e vacche ne tiene 14. Pensate voi, se avevo l'altro, i maiali ne teneva 9. Siamo un po' oltre il doppio, ecco, quindi non è niente male. Allora, vacche ne compriamo 14 e facciamo un viaggio solo per il momento, non ne prendiamo tante. Intanto vediamo di dargli tutto il necessario. Nella prossima puntata faremo proprio di specifico tutta la parte di alimentazione, compresa magari anche la razione mista se riusciamo a fare qualcosa, perché forse dovremo prendere anche un'imballatrice, di conseguenza un carrellone per poter mettere le balle, forche, insomma, tutto quello che è necessario. Una spesa di 70.000 euro per acquistare le nostre vacche, che spero ci rendano bei soldi. Ora vediamo le vacche dove sono. Sono al campo 27. Io sono al campo qua. Fammi vedere. Andiamo per strada, va, che è meglio. Qui stasera. Ecco qua dentro le nostre vacche che si intravedono. Asse dura stasera. Le rimorchie stasera è dura, ma il Chiro non ha paura. Oltre alle macchine che ci vengono addosso, raggiungiamo qua la nostra stalla delle vacche finalmente. Inizieremo ad utilizzarla, a metterla in uso. Allora, qua dove c'è che si scarica i vacchi? Avanti qua. Qui abbiamo tutta la nostra vasca per scaricare all'interno un insilato che a breve andremo anche a scaricare. Ora, per fare una cosa più comoda e consona possibile senza dover fare troppe retromarce, eccolo qua. Bene, scarichiamo all'interno le nostre 14 vacche. Confermiamo. Ed eccole qua le nostre belle vacche. Allora vediamo come le hanno sistemate in questo new game. Tanto mi guardo il carro, se non ti spiace. Guarda, soprattutto i cerchioni arancioni. Beh, devo dire che le hanno devo dire che le hanno fatte abbastanza bene, le hanno migliorate un po'. Perché movimenti. I cerchioni arancioni pare fatti qua rusane. E niente, adesso nella prossima puntata andremo ad alimentarle, gli daremo l'erba, la paglia e quello che sarà necessario e poi vedremo per fare la razione mista, perché io non ho nessunissima intenzione di andare a comprare il cibo energetico e quindi di spendere soldi per dargli da mangiare. Non se ne parla nemmeno. Il sottoscritto si metterà e farà produttività. Bene ragazzi, direi che anche per questa puntata è tutto. Ringrazio gli operai qui presenti, che di tutti ne resta solo uno. Operaio, che se devo fare manovre? Niente, ciao a tutti. Se devo distruggere il nuovo rimorchio con perché i cerchioni arancioni. A me non mi piace. Guarda, trincea nuova, tutto danni che c'è, insomma, skate. E niente. Bene, ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao!